iniziale quali sono delle parole chiave dell'esperienza del POST. Il POST è un centro della scienza, il centro della scienza di Perugia, e è stato istituito dal Comune e dalla Provincia di Perugia, quindi gli enti locali, per cercare di sviluppare nella didattica delle scienze e nell'esperienza scientifica in generale alcuni esperti. Le parole chiave che cercherò di evidenziare è il laboratorio, esperienze e futuro. Allora, il laboratorio è l'idea del fare, dell'intenzione sperimentale, di provare a vedere che cosa succede se faccio queste cose, se succede qualcosa che mi aspetto oppure succede qualcosa di diverso. Questo genera quello che è non solo conoscenze, ma genera qualcosa di più, quello di cui parlava il professor prima, delle esperienze, esperienze che sono di diverso livello, non soltanto ho capito come funziona l'esperimento, ho scoperto che, per esempio, manovrando uno strumento in un certo modo è pericoloso, creo degli errori, vivo delle emozioni, avevo fatto l'ipotesi, vedo che è corretta, ho fatto l'ipotesi, vedo che c'era qualcosa che non avevo previsto, e quindi la prossima volta c'è un'esperienza maggiore sulla base della quale andare a prevedere cosa succede. Tutto questo per il futuro, perché poi non ci interessa conoscere soltanto quello che è stato scoperto dagli altri, ma i ragazzi, il vostro obiettivo è quello di adattarvi ad un mondo che cambia continuamente, scoprire come funzionano cose che stanno inventando in questo momento. E quindi è una formazione che, questa è la parte più interessante delle scienze, vi abitua a affrontare razionalmente delle cose che ancora non conoscete, ma che utilizzando gli strumenti scientifici potete scoprire. Con il liceo scientifico Galilei, diciamo che, e vi ringrazio, e questo ringrazio il professor Rosa, il professor De Vergine, tutto lo staff dei professori del liceo, abbiamo potuto sperimentare le idee innovative. Quindi le cose che abbiamo pensato, abbiamo avuto un laboratorio vivente dove sperimentare. In particolare abbiamo fatto tre cose. Intanto abbiamo cominciato una progettazione collaborativa e protocolli. Questa parola chiave collaborativa è molto importante. No, voi sapete che ormai internet, la rete si basa per, ha un successo per gli altri che sono collaborativi. YouTube, io non carico un filmato, se ci fosse il signor YouTube incarica tutti i filmati, YouTube non esisterebbe, Wikipedia, tutte le cose hanno successo nel momento in cui si collabora, tutti quanti hanno uno stesso meccanismo, con delle stesse regole, ma tutti verso lo stesso scopo. Nell'insegnamento ancora molto spesso è il professore che prepara la lezione, cosa che in passato funzionava molto bene, nel momento in cui i materiali a disposizione erano limitati, non personalizzava i materiali, tipo il testo, esperienza che conosceva, di personalizzare rispetto a quello che è l'obiettivo didattico o le necessità della classe. Oggi soltanto guardare un filmato che può servire per esempio per introdurre in modo divertente, in modo interessante il concetto di attrito, un warm out di una macchina che fa fumare le gomme e insomma, come fa a farle fumare. Da quanto a cercare in internet, guardate questo tipo, trovate quello che può essere più adatto per sviluppare una riflessione critica, vuole avere più come. E quindi non è qualcosa che è a disposizione del singolo docente. La soluzione a questo è collaborare, cioè mettere insieme le esperienze diverse, magari il tecnico che è bravo o conosce già degli esperimenti, quindi mette a punto le esperienze del laboratorio, l'insegnante che identifica quali sono le priorità nell'aspetto di atto, le parole chiave, le criticità che possono venire fuori nel momento in cui si lavora in classe. Beh, con questo metodo abbiamo sviluppato almeno quelle 5 esperienze che non erano prima in catalogo e che sono diventate parte del bagaglio del post, non soltanto per il liceo scientifico Galilei, ma per chiunque altro in Umbria, nel mondo in generale, che possa avere bisogno. E quindi di Barnato, per esempio, del bagaglio. E quindi abbiamo sviluppato un'antica sua cartografia, minerali e rocce, sui seminari, anche sulla biologia, la scienza che sta alla base del fare il formaggio. Un'altra cosa che abbiamo fatto è stata la biografia sul futuro, è un progetto
utilizzando dei soldi di privati, cioè i privati hanno deciso di investire su di voi, sui ragazzi, sulla scuola, perché hanno capito che alla fine questo era una strada per poter dire la società, che era la società più adatta allo sviluppo, alla crescita. E l'IM, ovviamente, questo che cosa vuol dire? Come dimostra un po' il video, vuol dire portare dentro la classe, dentro la scuola, tutta la serie di risorse che normalmente rimangono sul computer di casa. Poi pomeriggio, molti ragazzi pomeriggio fanno delle esperienze che non riescono a, che vedono in modo scoppiato, le due personalità vengono un'esperienza magari di esplorazione nella loro camera, nel loro computer, e poi in classe si parla di cose che sono le stesse argomenti ma trattati con gli strumenti, cose risorse. No, ma no. Benvenuti tanto a tutti quanti. Grazie. E quindi dotare, mettere a disposizione di un insegnante uno strumento come questo vuol dire, ok, la lavagna sarà adesso, sarebbe veramente una sua parola. L'altra cosa che abbiamo fatto, abbiamo portato nel laboratorio del scientifico, quindi riutilizzando l'infrastruttura del laboratorio scientifico e gli strumenti del laboratorio scientifico del laboratorio di Piavera, abbiamo portato più di 45 attività. Alcuni di voi, ma vostri anche molti vostri colleghi, hanno potuto fare degli esperimenti nel laboratorio con gli esperti al posto che eliminavano i vostri insegnanti che contestualizzavano il processo di gara. Per far questo abbiamo integrato anche la strumentazione, man mano che se serviva un microscopio e il microscopio non c'era, lo prestavamo alla scuola e così siamo riusciti a fare un po' tutte quante le esperienze che gli insegnanti hanno considerato interessanti. E abbiamo anche sviluppato delle attività su misura, proprio in questo. Il post quindi che cosa fa in generale? Abbiamo detto che quello che è può sperimentare le cose nuove, però in realtà si prefigura come un supporto all'attività laboratoriale, rende possibile fare più attività laboratoriali di quelle che potrebbero essere organizzate dai singoli professori. Offre un supporto progettuale e logistico, cioè aiuta sia nella progettazione che poi nell'attuazione del laboratorio. E consente a voi e agli insegnanti di partecipare attività, quindi di uscire con le vostre esperienze fuori dalla scuola, di fare esperienze anche collegate con altre scuole, con altri musei con i quali siamo in rete. Noi facciamo parte della rete nazionale dei musei scientifici, come noi a Milano, a Trieste, a Trento, a Roma, a Napoli, Catania, Bari, ci sono strutture che fanno cose simili e noi ce le scambiamo le esperienze migliori. Quello che abbiamo fatto noi molto spesso a Trieste è stato replicato e noi abbiamo replicato cose che hanno fatto a Trieste, per esempio, o a Santara. Facciamo parte di una rete, quindi con questo si può accedere a una progettualità globale, per quella che è del post o del locale, ma è nazionale. A Trieste il Life Learning Center? L'immagine scientifica. La Life Center invece di Bologna, Gordelli e anche quello. Sono sempre in rete. Su questo quindi, vedete, insomma, questa è la proposta di riforma che ho preso in un brano. Abbiamo già sperimentato cose che si vorrebbero potenziare con queste riforme. Ovviamente non siamo citati nel Science Center, vedete, come laboratori sul territorio, non è venuto in mente a chi ha scritto di citare queste esperienze, di Fab Lab, di Labs, incubatori, eccetera, però noi stiamo facendo questo, stiamo cercando di potenziare ed aiutare la scuola a dare questa dimensione più sperimentale basata sull'esperienza e sul rispondere alle domande, farsi domande e rispondere. Siamo anche polo umbro dell'Accademia Nazionale di Cielo, un'accademia molto prestigiosa, fatta dai principali professori che hanno ottenuto risultati scientifici notevoli in Italia, che nasce da Galileo Galilei, quindi con 500 anni di storia. Questa è l'Accademia, che è un luogo molto esclusivo, molto guardato, molto, qualcuno
deciso di svegliarsi, ha deciso che se vuoi avere nuovi accademici, nuovi soci del futuro, deve cominciare a lavorare nelle scuole, deve dare una mano a chi sta formando questi nuovi accademici. E quindi ha deciso di investire le proprie risorse e aiutato da una serie di poli che sono distribuiti sul territorio nella formazione degli insegnanti nello sviluppo di metodologie didattiche innovative. E questo stiamo cercando di fare. Noi ci abbiamo messo anche una cosa originale, che stiamo sperimentando per primi nella rete nazionale, che è il Club della Scienza, che invece è rivolto direttamente ai ragazzi di scuola secondaria, che possono, iscrivendosi gratuitamente a questa, fare quello che gli pare fra le attività proposte, come si deve, anche perché parle tutte, però proponiamo delle competizioni con prototipi, costruite a gruppi dei prototipi, li facciamo magari al finale, vediamo un po' dove funziona meglio, oppure gli incontri con il ricercatore, qualcuno che vi spiega su che cosa sta lavorando, che cosa l'ha appassionato, quali sono le cose di cui sentirete parlare magari quando andrete all'università. Anche visite guidate in laboratori di ricerca, in aziende che sono particolarmente innovative, tanto per sviluppare esperienze che messe insieme, quelle che sviluppate a scuola, quelle che sviluppate esplorando autonomamente, arricchiscano la qualità delle vostre esperienze, gli stimoli a cui potete avere. Perché l'eccellenza, cioè il ragazzo che è particolarmente interessato a questo, non si deve vergognare, non è il secchione che quasi vergognarsi di essere appassionato a questo, ma trova anche altri colleghi che continuano la sua passione, come può essere quella per la musica, come può essere quella per il calcio. È una passione che va alimentata e che è divertente nel momento in cui viene vissuta come passione, non soltanto come una materia da studiare. E quindi nel Club della Scienza facciamo questo. Quello su cui stiamo poi lavorando con le nuove idee, si va a un'altra cosa invece sempre su questo stile, di questo tipo, è il Big History Project, un altro progetto molto importante che affronta la storia ma in maniera olistica, cioè comprendendo tutte quante diverse specie. Alla fine la storia del mondo è la storia della scienza, degli avvenimenti, dell'evoluzione, è un viaggio, come è scritto là, 13,8 miliardi di anni di storia che coinvolge tutte quante le conoscenze. Non esiste la materia scienze, la materia storia, la materia scienze sociali, la materia geologia, ma esiste un'unica interazione di queste cose, e in questo approccio tante delle cose che studiate diventano più interessanti, si capisce veramente a che servono, come diceva prima il professore. Fanno capire, danno degli elementi per rispondere a nuove domande che possono sorgere, quindi interessare. E anche su questo faremo delle attività, perché ovviamente non basta proiettare in classe qualcosa di questo tipo per fare lezioni, bisogna strutturarci in un'attività. L'ultima cosa sono i video, sono delle presentazioni del TED Talk. Sono fatte registrate in giro per il mondo le persone più interessanti, quelli che hanno idee più originali su tutti i campi. Il sottotitolo è Idee che vale la pena di diffondere. Questi potete ovviamente guardare anche da soli. Alcuni di questi in classe possono diventare lo stimolo per un'attività di riflessione a gruppi di dibattito, di potenziale scoperta di aspetti che magari non si conoscevano neanche e che invece sono utili per avere una apertura mentale ampia. Questi vedete sono in inglese, esistono, cominciano a svilupparsi anche in Italia. L'Orient Project per esempio è una cosa che il nostro amico Marco De Rossi sta facendo in Italia, riprendendo una parte di concetti di questo tipo in una versione italiana. Però il fatto che sia in inglese vi abitua a quello che è poi il mondo in cui troverete le informazioni. Il mondo in cui c'è scritto in italiano, in inglese, in francese vuol dire poco, alla fine sono informazioni che devono essere considerate, elaborate e sfruttate. Quindi dovete imparare in qualche modo a fare questo. E imparate a scuola a lavorare. Questo che cosa voglio? Sempre ritornando a
direi di arrivare al sapere facendo. Questa è un po' la filosofia che anima l'esperienza, cioè quello che sono le cose che studiate sui libri sono gli strumenti, come avere un martello, avere il chiodo, poi però per fare un tavolino, per fare un, per costruire qualcosa di originale bisogna mettere insieme questi strumenti, saperli utilizzare e in un ambiente quindi ottimale per fare questa esperienza dovete sviluppare voi le vostre esperienze. Quindi non sono due momenti diversi, il fare e il sapere, ma il vero sapere è quello che si apprende partendo dal sapere che, su cui potete contare e aggiungendoci la vostra esperienza, quindi è l'esperienza poi. Quindi questo affiancamento io direi che la nostra idea è proprio di mischiare, un continuo rimbalzo, partendo dalle vostre domande, dalle vostre ipotesi, vedendo quali sono quelle corrette e aiutandovi a scoprire quali sono le risposte che funzionano più, qualche volta magari non c'è una sola risposta, ce ne sono anche diverse. Quindi quello che ci interessa è passare a qualcosa che assomiglia più all'allenamento nello sport. Chi ha fatto sport sa benissimo che non esiste il coach, il maestro, l'allenatore che vi spiega allora la punizione si calcia così, fate 10 punizioni e domani ci vediamo. Vi mette in una condizione in cui vi dice guarda, la distanza ideale per provare a fare la punizione è questa, mettere la barriera, senza barriera, fare gli esercizi preparatori, vi crea un ambiente in cui voi l'esercizio che fate funziona a sviluppare una vostra esperienza, perché poi alla fine il tiro a basket o il calcio di punizione, il passaggio a compagno non lo fate voi, non importa che l'allenatore quanto sa far bene l'allenatore, l'importante è che vi metta una condizione di poterlo sviluppare voi. E quindi quello che ci prefiguriamo come alcune attività, non è tutto, però un'attività in cui l'insegnante diventi veramente un allenatore, diventi colui che si incarica di selezionare gli esercizi che sono secondo loro più utili per farmi crescere individualmente, di mettere un ambiente di attività, di obiettivi, di sa motivare in modo da ottimizzare al meglio le vostre energie, il vostro tempo, ma poi con l'obiettivo di farvi fare un'esperienza che vi fa crescere, vi fa diventare anche più bravi degli insegnanti che avete, perché poi qui vedete un paio di persone, cioè Roberto Baggio e Enrico Sacchi, non è che Sacchi sapesse creare così bene le punizioni, però mettendo insieme, mettendo in un ambiente, il talento di un vostro alunno può diventare qualcosa che esplode al di là delle vostre competenze. Quindi uscire dal vi spiego come si fa, ma vi metto nelle condizioni per poter tirare fuori meglio da voi stessi e per diventare il massimo di quello che potete essere. E quindi questo è quello che stiamo cercando di sperimentare a scuola, quindi ringrazio molto tutti voi per darci la possibilità di sperimentarlo e tutti i ragazzi per ogni volta che